Allora, chi dovrei invitare per l'uscita? Ok, penso di dover andare direttamente da loro visto che sono tutti qua in zona. E credo di aver capito che Yusuke e Ryuji li invito assieme, mentre le ragazze le invito singolarmente. Chi invitiamo? Potrei invitare Futaba, che nella serie è la mia ragazza, ma potrei invitare anche Haru, visto che, poverina... Vabbè dai, poverina no, alla fine abbiamo vinto, quindi... Io inviterei Futaba. Credo che ormai si sia capita la mia preferenza per lei. Oh, piccolina. Non possiamo fare nulla finché non torna Zenkichi. Hai qualche idea? Vuoi fare un giro sulla ruota panoramica insieme a Futaba? Facciamolo. Cosa? Una ruota panoramica qui? Dobbiamo andarci per forza. Anche perché l'abbiamo fatto anche a Tokyo, quindi sì. Una coppia di adolescenti che fanno un giro insieme su una ruota panoramica? Non sarà mica un tu sai cosa? È un appuntamento. Lo sapevo. Oh cavolo, sono una di quelle persone che una vita con una vita vera ormai. Non riesco a credere di trovarmi su una ruota panoramica in città di sera. Non si può mai sapere cosa ti riserva il futuro, eh? Ultimamente mi sento un po' in ansia. Ho provato tante cose da quando ho lasciato la mia stanza. Cioè, guardami, sto facendo un meraviglioso viaggio attraverso il paese. Sta andando tutto bene, a tal punto da farmi preoccupare. Continuo a pensare, e se fosse solo un sogno e in un istante sparisse tutto? Non sparirà, vedrai. Già, lo spasso continua. Il caso attuale è già un bell'impegno, non dovrei preoccuparmi per stupidaggini del genere comunque. Con tutte le cose che abbiamo da fare, non ho tempo per essere in ansia. E poi, non ce n'è bisogno, grazie all'appoggio di tutti. Mi riferisco anche a Sojiro, ma soprattutto a te. Oh. Oh, guarda Phoenix, che bello. Oh, piccolina, goduti insieme un panorama notturno di Sapporo. E magari adesso arriva Ryuji, sì, Ryuji e Yusuke. Ehi, vi siete divertiti voi due da soli, eh? Dunque, ho interrogato Yodo, ma non è saltato fuori nulla di nuovo. Ha spiegato solo di poter controllare chiunque aggiungesse come amica su Emma. E il suo telefono? Non preoccuparti, ce l'ho qui con me, tieni. Ora sì che si ragiona. Grazie. Dopo aver esaminato i fatti, sono giunto a una conclusione. Tutti i casi che abbiamo affrontato finora sono il frutto di un'unica mente. Oh, curioso di sapere cosa te la faccio sapere. Yodo, Natsume, Alice, tutti e tre risvegliano i cuori della gente per compiere cattive azioni. Eppure, nel profondo, nessuno di loro era veramente malvagio. O quantomeno, non come quei signori che hanno distorto la realtà per i propri interessi fino a dare origine ai palazzi. Ci stavo pensando anch'io. Prima che Natsume perdesse di vista la scrittura, lavorava diligentemente per realizzare i suoi sogni. Anche Alice faceva del suo meglio per essere un raggio di luce e speranza per gli altri. E persino Marisan lottava per migliorare la vita dei cittadini di Sapporo. Esatto, sono diversi da feccia criminale come Kamoshida e Madarame, i quali hanno agito solo per i propri tornaconto. D'accordo, ma in che modo un paio di monarchi, non probabilmente malvagi, dimostrano l'esistenza di una mente criminale dietro a tutto questo? Il fatto che le prigioni siano fondamentalmente diverse dai palazzi ci fornisce un grosso indizio. Tanto per iniziare, nelle prigioni non ci sono tesori da rubare. Vi abbiamo trovato soltanto i desideri sottratti alle persone. Ciò significa che i monarchi non possiedono ambizioni così distorte da riplasmare la realtà e formare i tesori. Il che significa che le prigioni non sono state create dagli stessi monarchi. Qualcun altro si sta occupando della loro creazione. L'indizio finale sono i lucchetti su tutte queste gabbie. Per raggiungere il monarca abbiamo sempre dovuto sbloccare una porta che ci sbarrava il passaggio. Pensavo si trattasse solamente di una misura di sicurezza progettata per proteggere il monarca e i desideri custoditi all'interno. Ma allora perché la chiave per aprirla è costituita dai ricordi traumatici che il monarca preferirebbe rimuovere? Dato che si tratta di mondi cognitivi, magari il motivo è che i monarchi sono convinti che i loro traumi possano proteggerli. Mi sembra alquanto bizzarro, semmai penso che sia esattamente il contrario. Esatto, e se fosse il contrario, perché dovrebbe esistere una porta simile? Per confinare il monarca. Giusto, anch'io lo penso così. E se quella porta non esistesse per tenere alla larga gli intrusi, bensì per intrappolare dentro i monarchi?
Stai dicendo che sono in trappola? Penso che fosse il monarca a comandare. Rifletteteci, che cosa succederebbe se il monarca tentasse di abbandonare la sua gabbia? Che dovrebbe toccare la porta e quindi ascoltare la voce del suo trauma, giusto? Esattamente, si ricorderebbe la causa della sua distorsione e resterebbe aggrappato al suo ruolo di monarca. E così il ciclo continua interrottamente. I monarchi sono davvero degli uccelli in gabbia. In questa prospettiva, le ombre che proteggono le chiavi all'interno della cella del trauma rivestono un ruolo decisamente più sinistro. Non sono lì per impedire che il trauma del monarca venga scoperto. Al contrario, sono custodi e guardie di un elaborato sistema per garantire la prigionia dei monarchi. Fatemici pensare bene. State sostanzialmente insinuando che questi monarchi vengono manipolati e che in virtù di ciò essi esiste qualcuno che li sta manipolando. Trovato qualcosa nello smart di Yodo? Non c'è niente di strano, nemmeno per quanto riguarda Emma, ma ho trovato tracce di sorveglianza. Scommetto che è lo stesso ficcanaso in cui continuiamo a imbatterci, anche se non ho davvero idea di chi possa essere. Per cui, questo osservatore e il nostro genio criminale potrebbe essere la medesima persona. Qualche idea sulla sua identità? La nostra prima sospettata è Emma Diss, l'azienda che gestisce Emma. Visto che non si può entrare nelle prigioni senza Emma, non mi sento di considerarla come una mera coincidenza. Ma Diss, è un vero peccato che non possiamo fare irruzione nel loro quartier generale. Cioè, davvero, gli sbirri non possono farlo? Certo che no, come potremmo mai ottenere un mandato contro di loro, dicendo che se ne vanno in giro a trasformare la gente in monarchi? Phoenix ha una chiamata in arrivo da Ichinose. Ehi là, scusami per la relativa mancanza di comunicazioni, ma ho scoperto alcune informazioni che ritengo possano interessarvi. Dunque, ho indagato su Emma per tutto il tempo e devo ancora trovare anche solo una differenza con le sue versioni presente e passate. Voglio dire, questa è tecnologia all'avanguardia, nulla che una persona qualunque possa violare per dargli un'occhiata. Poi però ho dato una sbirciatina al changelog di Emma ed è lì che le cose si fanno interessanti. Pare che a un certo punto, dopo essere stata venduta a Madis, Emma si è stata trasferita a Okinawa. Perché Okinawa? Sì, esattamente, perché è la prima cosa che mi è balzata in mente, perciò ho scavato un pochino più a fondo e ho scoperto che al largo della costa di Okinawa, sull'isola di Kukojima, Madis sembra possedere un laboratorio di ricerca. Stranamente la sua esistenza è sconosciuta al pubblico e quando ho cercato di risalire alla documentazione non ho ottenuto riscontri. In sostanza gestiscono un laboratorio di ricerca segreto, non è pazzesco? Insomma, se Emma è stata davvero manipolata in qualche modo, oserei dire che quell'isola è il luogo del misfatto. Dunque, non sono forse la fonte di informazioni superstellare? Ben fatto. Oh, sono lodi quelle che sento. Stai forse dicendo che ho fatto un buon lavoro? Evviva me! Beh, immagino che sia un arrivederci per ora, ladri fantasma. La prossima volta dovrete deliziarmi con i racconti della vostra avventura. Quindi, che cosa hai detto, Ichinose-san? Ecco tutto. Okinawa? Acque cristalline? Statue Shisa? Ananas succosi? Chisunko? Canne da zucchero, anzi soba! Oh, giusto, è tipo ramen, no? Ragazzi, potete ritornare in voi. Se è una struttura non registrata, potremmo sempre dire che stiamo conducendo un'indagine sul campo. Così ci assicureremo la loro cooperazione. Potremmo persino trovare delle prove concrete da sfruttare in tribunale. Vale la pena di andare. Tuttavia, Kukojima è un po' distante dall'isola di Okinawa, per cui immagino che dovremmo andarci in aereo. Aspetta, che ne sarà del nostro Federmobile? Abbiamo fatto tutta questa strada. È così che hai chiamato questo catorcio? Inoltre hai detto che sarebbe stato pericoloso sfruttare i mezzi di trasporto pubblici. Tuttavia non sarebbe troppo complicato tentare di raggiungere Okinawa in camper. Datemi un secondo. Che cacchio di suoneria hai? Ehi, come stai? Sì, già. Certo che lo so, ma il mio lavoro mi tiene impegnato, lo sai. Con chi sto parlando? Perché dovrei mentirti? Sono sincero, lo giuro. Certo che mi ricordo, il fatto è che sono un po', Ah, riattaccato. D'accordo ragazzi, l'aereo fuori discussione, ci toccherà guidare. Eh?
Stai dicendo che ci toccherà viaggiare in camper fino a Okinawa? Il fatto è che devo fare una sosta lungo il tragitto, perciò ci dirigeremo a Kyoto prima. Hai detto Kyoto? Di che si tratta? Già, lavoro principalmente per la polizia di Kyoto. Pensavo di approfittarne per rimettermi in pari, condividere info, robe da sbirri, insomma. Dopodiché andremo a Kobe per poi prendere un traghetto diretto a Okinawa. In questo modo dovremmo ridurre il tempo di percorrenza. Ma è comunque una bella distanza, anche per Kyoto. Non preoccuparti, guiderò io. Vieni con noi! Un momento, dovrei forse credere che sia stata Nijima a guidare fin qui. Okumura, pensavo che avessi già preso la patente. È così, solo che non ho molta esperienza al volante. Inoltre, la guida di Haru non è esattamente... Beh, a ogni modo, partiremo subito. Partendo da qui dovremmo prendere la superstrada Okuriku. Il tempo di percorrenza stimato è di... circa 21 ore, minuto più, minuto meno. Il nonnetto ha fatto bene i calcoli. 21 ore? Ma sei scemo! Ti sei forse dimenticato che sono un agente di polizia? Siamo dei piloti provetti. Ma che gli è preso di punto in bianco? Sembra quasi che si sia accesa una fiamma sotto il culo. Per me va bene, fin tanto che mi sarà data la possibilità di visitare finalmente Kyoto. È vero che Yusuke voleva andare a Kyoto. Kyoto, finalmente! Ecco che Inari getta finalmente la maschera. Guida con prudenza! D'accordo, mettiamoci in marcia. Porterò a destinazione voi marmocchi in tempo record. È stata un'avventura pazzesca, ma adesso siamo ancora più vicini alla verità. Partiamo non appena siamo pronti. Assicurati di non trascurare nulla. Visto che quando partiremo non avremo più possibilità di tornare indietro, vediamo se c'è qualcosa da comprare. Posso fare un ultimo giro qui al supermercato? Oh, c'è Haru e Futaba. Ehi là. Sapporo, mi sta regalando diversi ricordi indelebili. Il che mi ricorda che ho comprato questo all'Emporio e speravo di poterlo conservare per me. Ma se dovessi crollare e rimettermi a frignare, voglio che tu me lo mostri. Mi ricorderà di tutto quello che è successo qui e che le persone possono sempre rialzarsi, comunque vada. Un amuleto della alla salvia. Annulla amnesia. Va bene, grazie. Fidanzatina, come va? Ehi, guarda che roba, Phoenix. Questo affare ha dei dettagli pazzeschi. È una statua di legno raffigurante un orso. Quegli occhi, il muso, dà proprio l'illusione del movimento. Scommetto che Inari ne parlerebbe per ore. L'ho vista e non ho potuto fare a meno di comprarla. Pare che siano intagliati dagli alberi locali. Ha senso visto che sono robusti. Comunque di solito colleziono statue di PVC, perciò non mi sono mai interessata a questo tipo di cose. Ma so riconoscere la qualità quando la vedo. Fammi un favore, piazzala al ritrovo, ok? E vai, una statua di un orso. Ehi, Han e Makoto. Mi spiace, Phoenix. Io e Makoto abbiamo già testato questo posto. E il cibo era gustoso proprio come sembrava. Ci siamo divertiti un mondo. E anche le calorie erano all'altezza. Dovremmo muovere le chiappe per smaltire il tutto. Quel semifreddo avrà avuto circa 500 calorie o giù di lì. Niente che una corsetta di un'ora non possa sistemare. Un'ora? È peggio di quanto temessi. Tu, Makoto? Immagino che sia arrivata l'ora di dire addio a Sapporo. È un vero peccato non essere potuti restare un pochino più a lungo. Che tristezza, non è saltato fuori nulla. Speravo davvero che ne avremmo visto uno. Saltato fuori? A che ti riferisci? Futaba ci aveva detto che Suzunushino è nota per le sue apparizioni di fantasmi. Potremmo rinviare questa conversazione a più tardi? Certo, vediamo se ci sono qualche conversazioni dell'ultimo minuto. Ehi, voi due! Il nonnetto dovrà guidare tutta la notte? Probabilmente dovremmo comprargli qualcosa per tenerlo sveglio. Che ne dici di questo? 8 teste di terrore scaccia sonno. Inarrestabile Orochi, 50 mg. Merda, sembra pericoloso. Beh, ho girato tutto il girabile, direi che ora possiamo partire. Va bene, raduniamoci al ritrovo. E vediamo la statuetta di Futaba. Dove l'avremmo messa? No, dai. A parte che è carinissima, è bellissima. La vedo poco, ma è bella, si vede. Usiamo un attimo il negozio prima di partire. Vediamo se ci sono degli oggetti in sconto. C'è il Gyotan e il maiale in sconto. Vendiamo tutti gli oggetti inutili. Prima di partire ci facciamo una cucinata. Vediamo, che cosa non avrò ancora preparato? Potrei fare del ramen di miso, visto che ancora non l'abbiamo fatto. Ecco qua, cuciniamolo. Ramen di miso. I noodles hanno proprio il giusto grado di cottura. E poi il miso ha un sapore fantastico. Porca vacca, è buonissimo. È come un'esperienza extracorporea.
Ehi, hey, Phoenix, ti andrebbe di preparare tutte le mattine? Che c'è, Ryuji? Te lo vuoi sposare? Pare che Ramen diviso abbia avuto un certo successo. Magari più tardi mangerò quel che resta. Mangio gli avanzi. Beh, alla prossima città, allora. Andiamo? Andiamo. Ok, andiamo a Okinawa. Siete pronti? Forza, sedetevi. Ma la macchina, Zenkichi, dove l'ha lasciata?